Guardi la mia cucina insieme a Cristina Parodi. Cristina Parodi, che è mia sorella, che sta preparando una torta di pane che io in realtà faccio finta di non conoscere, ma è l'unica torta che ci ha insegnato nostra madre. È vero. Quindi la è l'unica la ricetta conosci. Dolce di famiglia. Però tu la fai meno, io invece sì. Questa la faccio ogni tanto. No, la infatti già vedo delle varianti che io di solito, perché poi sono quelle torte che sono me uno come vuoi, cioè cambia, la puoi proprio inventare, sì sì, a seconda di quello che hai a casa, di che frutta hai. Esatto. E la farcisci tutto? Come vuoi. Sì, sì, tutto. Devo togliere sto... Io faccio così. Ah, giusto. Ma perché se ci metti un po' di croste? Perché se lo lasci tanto a bagno, forse anche la crosta... Ma io la crosta non la metto, perché poi comunque rimane nell'impasto un pezzettino così un po' più scuro. No, non mi piace. No, no, dammi il grillettino che la metto dentro e cominciamo a bagnare. Il grilletto in Alessandria è la ciotola, no? Perché io già mi sono dovuta... Ho dovuto imparare... Ma il tuo pubblico oramai lo sa, scusa. Ma non lo dico più, grilletto, sennò mi prendono per matta. Ma come si chiama? Ciotola. Io ho sempre chiamato grilletto. Grilletto. Senti, invece con questi ti darò un consiglio. Sì. Se tu fai una vellutata o una minestra di verdura, li tagli a tocchettini, se hai voglia li metti in padella con un po' d'olio e li proprio li fai soffriggere, se no li butti in forno, sono buonissimi. Quindi li teniamo. Ah, teniamoli. Sì, beh, queste sono signore croste, quelle che invece tolgo io sono un po'... sono proprio delle briciole dure. Vai. Ecco. Poi ovviamente le dosi io vado molto a seconda occhio, di quanto è stato via Alessandro. Esatto. Dipende, tutto ruota intorno a quello. Poi il problema è come sforno la torta se c'è Alessandro e nel giro di un quarto d'ora finisce. Vabbè, lui è di rivenire un po' dalla zia. Mangiatore di pane. Okay. Ok, allora latte. Latte. Aperto, vai. Questa è la parte che piace di più ad Angelica, perché poi, ci mette le mani dentro così. Deve fare la paglia. Ecco. Adesso iniziamo così. Hai bisogno di un guantino? No, vado giù, ho le mani pulite. Sì, ma togliti il Ma no, quelle non le tolgo mai. Ma poi sì, opacizza. Ma no, tanto metto solo le dita. Ecco così. Il problema è che poi appunto si riduce tantissimo, sì, rimane, qui sembra tanto. Ma però metti anche tanta frutta, quindi. Io se vuoi comincio a tagliarti Sì, taglia un po' di frutta. È una rottura. Sì. Però dicevi pere e banana un must. Pere e banana è un must perché sono delle... Perché intanto sono le uniche frutte che si mangiano a casa mia, per cui di solito le ho, poi sono morbide e ci stanno bene. Ci sta bene qualsiasi frutta secca, quindi volendo anche mettere delle noci, delle albicocche, le ciapule. Sì, sì, lo sapevo che dicevi ciapule. Oggi devo tradurre tutto. Le prugne. Ci sta bene tutto. Ecco. E qui andiamo... tu tagli la banana che è facilissima. Certo, io taglio la pera. Che palle, va bene. E poi ovviamente però di base ci vogliono le uvette. Sì. Che bisogna fare un po' ammollare prima nell'acqua. E i pinoli. I pinoli, sì, i pinoli ci stanno bene. Butto dentro a pezzettini così? Sì, sì, benissimo, benissimo. Senti, la pera ne mettiamo una sola. Ah, se no l'altra te la tagli tu. Ecco, perché... Mettiamone una sola. È più che sufficiente. Ok. Allora, uova. Ok. Aspetta. Ma le mettiamo prima in una ciotola? No, come le fai tu? Ma io no, però ho visto che invece voi... Ma è inutile che Io la butto dentro e la faccio così. Ma ecco, sì, va bene, dai. Volevi separare le... Puoi montare i bianchi? No, facciamo così. Ti do magari però una ciotola, sì, cioè una ciotola. Ma che tu sei bella rimbambita. Mia sorella. Ecco, questo per amalgamare. Senti, vuoi mettere lo zucchero? Perché se no ce lo dimentichiamo. Sì, 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 poi, figurati, zucchero. Perché questa poi bisogna assaggiarla per vedere. Sì, giusto, non avendo dosi. Delle belle badilate. Badilate, proprio una. Due. Tre. No, ce ne vorranno almeno cinque, secondo quattro. Me. Quattro. Cominciamo con cinque. Cinque. Sarà un etto e mezzo. Ok, questa comunque va tutta, ti dico, assaggiata. E invece col cacao, che puoi iniziare a mettere, dobbiamo vedere il colore. Perché deve diventare marrone scura. Sì, ecco. sì, esatto. Vai, ancora. Almeno tre, secondo me. Due. Ci vorrebbe la Gigi, ci vorrebbe la Gigi. Lei è la mia, la mia assistente. Sì, sì, sì. Ecco, così intanto sta già assumendo un colore. Un aspetto bellissimo. Un aspetto bellissimo? No, è orribile. Però io mi
capisco che è buona. No, è buona da matti, lo so. Poi lo so, io sì direi che il colore ci siamo. Va bene. Si fa l'esperta. Ma sì, infatti mi fa troppo ridere perché continui a dare consigli. A dispensare consigli al tuo pubblico e a te stessa. Ecco, vai con le uvette. Una manciata. Generosa. Già ancora due, ancora una, sì, va bene, così. Le uvette sono buonissime. Buone. E un pochino di pinoli. Sarà contento il nostro Lorenzo Boni che non mangia le uvette. Fino a un minuto fa poteva mangiarla, adesso non la può più mangiare. Ah, allora è tutta per noi. Ogni volta questa. Basta, basta, basta. Pinoli un po' meno, eh. Vabbè. Anche perché costano tantissimo. Infatti. Diamoli da parte. Io li vedo costosissimi, come lo zafferano. Ok, lo sbobbone è pronto. Lo sbobbone è pronto. Abbiamo messo tutto. Sì. Allora, teglia. Va bene, teglia. Io di solito uso una rotonda, che invece... di quelle che hanno il bordo che si stacca. Cerniera si chiama. Ah, va bene. Invece la mamma la faceva rettangolare, quindi hai fatto una no, solo variante. Solo perché a casa c'ho queste qui di varie dimensioni. Io mi ricordo quella della mamma tagliata a cubotti. A cubotti, no, invece io la faccio così. E col burro dentro. Sì, è già imburrata. Vabbè, ma che lusso. Ok, allora verso. Vai. Ma viene giù in un unico blocco. Esatto. Quindi bella, deve essere un po' alta questa torta. Sì, sì, secondo me sì. A volte ti dirò che io ci ho messo anche il lievito. Così. Quando metti la farina però. Sì. Eh sì, vabbè, perché no? So. Una vera sperimentatrice. Una vera sperimentatrice, così a casaccio. Perché poi a volte passa tanto tempo da una... E non te la ricordo e non mi ricordo più e allora... Comunque volevo dirti che sul mio primo libro c'è uguale. Questa, sì, senza le banane, ma per il resto senza le banane, sì. No, le banane sono fondamentali. Questa è la tua variante, la mamma le banane non le ha mai messe. Ah, perché la mamma non piacciono le banane. Perché la mamma non piacciono le banane. Perché uno, alla fine, ai suoi figli fa mangiare quello che piace. Esatto, è così, vero, eh. Allora, adesso ci vuole una spolverata di zucchero, mettiamo lo zucchero di canna, che è ancora migliore, e fiocchettini di burro, che si devono sciogliere per fare poi la crosticina. Vai, cosa si mette prima? Prima lo zucchero e poi il burro. Bene. Sì, bello, che diventa croccantina. Ecco, esatto, perché deve avere la crostina sopra e poi dentro deve avere una consistenza un po' umidina, ecco, non proprio... Sì, sì. Proprio una mappazza. Però deve cuocere tanto, perché è bella, è umidissima, dai, sì. Finisci oggi, sì, fatto tutto, sì, tu. No. Non l'ho sgridata neanche una volta, non l'ho mai ripresa. È vero che sto migliorando, sarà la decima volta che vengo, qualcosa ho imparato. Senti, ma lo diciamo che oggi casualmente c'è anche la mamma qua, la vera creatrice della torta. Peccata, che non vuole mai farsi vedere. Ma è stata una casualità, è no? Vero, mi trovo vero. Familiare, va bene, basta, non ti tormentiamo più, mamma, stai pure tranquilla. E poi ci criticherà sicuramente la torta. Va bene, io direi che basta. Così sennò diventa troppo burrosa e pesantissima. Okay. Ne abbiamo usati tutti, no? Ecco, questo. Allora, a questo punto... Urca, qui cola, non è stata chiusa bene? Cavolo. Forse non l'abbiamo lasciata un po' troppo liquida. No, forse non è chiusa bene. Allora, facciamo una cosa. Metti uno di carta forno. No, mettiamo, più che altro mettiamo questo, così non mi inonda. Se tu ci metti la carta forno non lo sporchi. No, va bene, l'importante è che non mi sporchi la base del forno. Okay. Dai, così va bene. Qua? Sì, secondo me con l'uovo in un attimo si rapprende e non cola più. No, l'ho fatta un po' liquida. Vediamo. Allora, facciamo 50 180. Minuti. 180. Passiamo subito. Sì? Sì? E gliel'ho detto, mandano l'uovo. Così non ti cola per tutto il giorno. In due! Non ce l'ho la stagnola! Sì che ce l'ho la stagnola, dai, tira via. Che noia. Tutti a darmi consigli. Stagnola, non la carta. No, vedi, hai sbagliato anche tu. Io sbaglio solo la torta. Adesso non riusciamo a fare calci. Eravamo andati tanto bene fino adesso. Dai, vai. Ecco, rimettila. Adesso ci bruciamo. No. È così? No, basta così. No, ma la mamma non vuole farla uscire dalla torta, capito? Non aveva capito. Va bene, dai, perfetto. Allora, 50 minuti, vedi? Ok, 50 minuti e poi con uno stuzzicadente bisogna vedere provarla. Sì. Esatto, ma per noi l'ha già provata il nostro
Valente, Lorenzo Boni, la vuoi prendere tu lì sull'alzatina? Guarda com'è bella! Che meraviglia! Bellissima! Dove la metto, qua? Sì, abbiamo... Passiamo qua! Abbiamo fatto... Ma è bellissima! Bellissima! Ecco, l'ideale è averla, appunto, lasciarla raffreddare. Sì. E avere magari un po' di panna liquida da servire insieme, ecco, perché così va bene magari più per la colazione, ma per un dopo pranzo, dopo cena, mettere una fetta con un po' di panna liquida, buonissima. Vuoi tagliare una fetta? Sì, qui? Sì, allora, sì. Il piatto, questo qua giallo, l'hai scelto tu giallo? Sì, l'ho scelto io giallo. Ma dai, giallo. Mi piaceva. Ti è mai piaciuto il giallo? Adesso mi piace. Ottica il giallo. Va molto di moda il giallo. Ah, ecco, va bene. Ecco. Adesso prendo appunti perché sei tu la mia maestra. Ok, troppo piccola? No. Bene. E la metto qua. Vedi tu. No, forse un po' piccina per il... Sì, in effetti mettine due, dai. Sì, sì. Noi siamo un po' poco generose sulle dosi dei dolci. È perché abituate alla mamma, mangia poco, dai poco. È vero? È lei che ci ha condizionato. Sporcalo anche un po' qua. No, non riesco fino a... Lo verso sopra, no. No, lo roviniamo. Mettiamolo di fianco così. Non sei convinta? Allora... Lo sta meglio, però brava Chicca. Vedi che a furia di venire qua ha imparato. Dai, Ale. Ma che brava, mia sorellina, ha fatto la torta buonissima. Vista così non è un granché, ma vi garantisco che è buona. Poi con la panna. Aspetta, mettiamo anche questa. Sì, sì. E voilà, adesso ce la mangiamo. Ricapitoliamo il piatto, brava Cris.